Questo mese per Eppur si espone escono dai depositi ostiensi alcuni oggetti importanti per il contesto del rinvenimento e per la storia degli scavi di Ostia. Si tratta infatti di 20 oggetti in bronzo, dei 1500 appartenenti alle collezioni ostiensi, che sono stati rinvenuti nel 1915 nel corso degli scavi condotti da Guido Calza nell'area di Via dei Molini. Il rinvenimento fu talmente importante che Guido Calza ne diede pronta pubblicazione sulla notizia degli scavi di antichità anche attraverso l'uso della fotografia. Nell'archivio fotografico di Ostia Antica sono conservate due lastre fotografiche che ritraggono proprio il Molino del Silvano al momento di quegli scavi nel 1915. Il Molino del Silvano, all'interno del quale furono rinvenuti appunto i reperti, era un grande impianto per la produzione del pane. Ebbe vita fino alla fine del III secolo d.C., quando fu distrutto da un violento incendio e non fu mai più ricostruito. Proprio negli strati di distruzione dell'edificio furono rinvenuti questi bronzetti, che sono appunto interessanti perché offrono uno spaccato particolare della quotidianità di Ostia antica all'epoca. Si tratta di oggetti diversi per tipologia e funzione, perché abbiamo le lucerne per illuminare, abbiamo applique di mobili e abbiamo poi statuette di animali e di divinità. Tra gli animali è interessante il serpentello avvolto nelle sue spire che, nonostante le piccole dimensioni, è particolarmente ben curato nella resa della pelle. Infatti ogni singola squama della pelle è resa, è incisa e quindi tutto l'insieme risulta estremamente realistico. Tra le applique spicca la testa di Gorgone, realizzata in stile arcaizzante, ovvero con il viso proprio frontale incorniciato dai riccioli dei capelli, gli occhi allungati, la bocca semiaperta da cui spunta la lingua. Questa era proprio l'iconografia della Gorgone greca e magnogreca. Questo oggetto, che viene chiamato Gorgoneion, ha una funzione apotropaica, ovvero di protezione dagli influssi maligni. Tra le statue di divinità spicca il busto di Giove Serapide, riconoscibile per il calatos, ovvero il copricapo cilindrico svasato verso l'alto, che lo caratterizza. Serapide è una divinità egizia che viene assimilata nel pantheon greco e viene assimilata alla figura di Giove. L'Ercole fanciullo è una copia in miniatura dell'Ercole capitolino. Indossa la leontè, ovvero la pelle di leone, che gli copre la testa ed è annodata con le zampe anteriori sul petto, mentre il resto della pelle gli scende sulla schiena e viene avvolta intorno al braccio sinistro. Nella mano sinistra tiene i pomi delle Esperidi, che ci annunciano le fatiche che l'eroe dovrà compiere quando sarà adulto. Alcuni di questi bronzetti ritraggono opere dell'arte greca che erano già famose in età romana. Questa cosa non deve stupire. I romani ambivano ad avere in casa propria copie in miniatura di opere di artisti famosi. Tra gli oggetti è anche interessante un piccolo vaso decorato a cerchi concentrici che conserva alcune maglie di una catenella con la quale era sospeso. Doveva essere un vaso per unguenti. I Lari erano le divinità domestiche preposte alla protezione della vita familiare e quindi sono molto diffuse nelle case dei romani. La cosa interessante di questa statuetta però è la sua base, una base quadrata impreziosita con foglie di alloro in argento. Tutti questi oggetti che furono comunque già restaurati al momento del rinvenimento sono stati ulteriormente revisionati e puliti in occasione di questa esposizione.
Questi bronzetti rinvenuti nel Mulino del Silvano sono importanti perché ci raccontano uno spaccato della quotidianità di Ostia antica. Abbiamo le lucerne per illuminare, abbiamo le applique dei mobili, quindi oggetti di arredo, ma abbiamo anche statue di divinità che ci parlano del rapporto degli antichi ostiensi con il sacro e con la religione.